volte ci perdiamo nell'oblio della televisione. Solo conserviamo i ricordi che possano servire ad accoccolarci nelle nostre abitudini un po' contorte. I nostri vizi sono ciclici, ma si ripetono incarnati in uomini diversi, ma con lo stesso cinismo, la stessa indifferenza e la identica allergia alla coerenza. Ci piacerebbe iniziare il concerto di stanotte con un piccolo omaggio a Enzo Del Re, il superuomo. Allora, Dinat Attack nasce circa 6 anni fa in spiaggia, dall'incontro mio con Sergio, che è il ragazzo che suona il merimbau, uno strumento a percussione a corda della tradizione afro-brasiliana, che già aveva iniziato un progetto musicale con il percussionista che era Coco, con Ernesto che era il bassista. Insomma, è stata una storia un po' di amicizia, di ricerca musicale. Che tiene nostalgia e vive nel passato. Io scrivo in spagnolo e in italiano, anche perché un po' lo spagnolo è diventato anche un po' la lingua in cui penso, insieme alla mia lingua materna. Vediamo tutti da tradizioni musicali molto forti, insomma, sì, noi siamo sarde, però c'è un cileno, due messicani, un francese che viene dal rap, per esempio. Stiamo tutto il tempo a comunicare su quello che sentiamo, perché ci dobbiamo mettere d'accordo. Quindi su quello che sentiamo troviamo un puntino in condivisione e lo facciamo sempre più grande, fino a che non nasce una canzone. Io sì, perfettamente. Pop. Ma non te li racconto. Pop. I miei anche, completamente pop. Funky. Bassista. Io quando ero piccola volevo diventare famosa. Io a 15 anni suonava punk. Punk. Era punk, sì. Bassista di punk, di scappello. Las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así. Okay. Ah, ragazzi, terribili. Tanti auguri. Tanti auguri. Mañanitas.